Torniamo qui con la nostra rubrica 5 minuti di volley con gli amici della volley disegnata da Consoreco. Abbiamo due giovani, diciamo Valoroschi, oltre a essere nello staff tecnico, danno una mano anche soprattutto a tanti ragazzi che militano nelle categorie giovanili. Proprio per questo abbiamo già Agostino Chinetti, che è il vice di Roberto Chinetti, ma soprattutto dà una mano anche al settore giovanile. E Agostino Chinetti ci può parlare della manifestazione che si è svolta ad aprile con i centri cassi. I centri cassi che sono il fiore dell'occhiello di questa squadra. Quest'anno, ad esempio, abbiamo avuto l'esempio di Santo Sofia de Piro, dove sì, il centro cassa è neonato, ma sta dando anche dei buoni risultati, perché ci sono svolte alcune manifestazioni. Ce n'è stata una a Natale nel palazzetto di Colonia Castello, la Priedi, diciamo, è stato ricambiato questa sorta di favore andando nel palazzetto di Santa Sofia. Manifestazione bella, manifestazioni che servono anche per, diciamo, far divertire tanti giovani, ma abituarli a una cultura sportiva che serve anche nella vita. La Volley Bisignano ha deciso di mettersi in gioco quest'anno dopo essersi confermata già per tanti anni a Bisignano, anche a Santa Sofia. Ha avviato questo bel progetto, io sono entrato a farne parte da febbraio per alcuni problemi e ho trovato un bel entusiasmo da parte dei genitori, dei ragazzi. E posso dire che ci sono anche dei ragazzi comunque validi, stiamo pensando magari di portarne qualcuno l'anno prossimo a disputare dei campionati qua a Bisignano. Ecco, campionati che comunque stanno avendo il loro epilogo quasi. C'è Mario Esposito che ci può parlare dell'Under 17, un Under 17 che sta meravigliando solo chi non conosceva il potenziale di questa squadra, perché tanti ragazzi hanno anche esordito in questo campionato di Serie C e nel loro campionato di categoria stanno avendo pochissimi passaggi a vuoto, se non sbaglio. Nei quarti contro il Paolo e in semifinale contro il Belvedere la Consoreco ha avuto la meglio, ora c'è la finale, Mario Esposito che allena questi ragazzi, ci può dire qual è intanto, diciamo, lo stato di forma dell'Under 17 e soprattutto quali sono le motivazioni di questi giovani che possono effettivamente vincere il loro campionato di categoria? Beh sì, l'Under 17, come già abbiamo affermato, diciamo, è il punto dove la società voleva arrivare, nel senso era un obiettivo già prefissato all'inizio, per cui noi ragazzi, intendo di Agostino Chimenti, che ci daranno una mano con Piero Balestrieri, siamo, diciamo, già da settembre che si lavora per arrivare a questo obiettivo finale, per cui è una bella vetrina sia per i ragazzi che andranno a disputare la finale che si terrà a Praia, quindi penso che la motivazione c'è sfondata, nel senso che andranno lì per fare una bella figura, quindi i ragazzi sono molto motivati, abbastanza direi. Ecco, tanti ragazzi che stanno giocando in questa Serie C, l'abbiamo detto prima. Una Serie C che peraltro vede proprio domani la Consoreco Bisignano affrontare la Scuola Volley Paola, un avversario già battuto qualche settimana fa, sempre su questo palazzetto, per 3-0. Bisignano che anche grazie a questa vittoria ha potuto raggiungere la quarta piazza. Parto prima da Mario perché sarà tra i protagonisti domani. Un avversario in Paola che merita rispetto, però in casa bisignanese c'è tanta consapevolezza di poter comunque raggiungere le semifinali. No, assolutamente, il Paola è un ottimo, diciamo, avversario, in quanto, diciamo, già l'andata ci ha dato molto fastidio, quindi si sono fatti rispettare, però dalla nostra posso dire che comunque in casa qui è molto difficile dalla prima andare all'ultima, quindi penso che massimo rispetto per il Paola, però sarà molto duro a batterci quando noi comunque siamo molto motivati e vogliamo conquistare questa semifinale che anche l'anno scorso da sfavoriti poi arriviamo in finale, quindi dalla nostra ce la metteremo tutti. Ecco, Agostino che appunto coordina mister Roberto Leonetti in prima squadra, qual è intanto il tuo giudizio complessivo sulla squadra di Serie C e quali sono, diciamo, i sogni, gli obiettivi, comunque la realtà concreta di questa squadra per i prossimi playoff? Allora, l'obiettivo durante questo campionato erano i playoff. Potevamo fare sicuramente meglio, abbiamo perso dei punti importanti in alcuni scontri diretti. E poi con la sconfitta in Coppa Calabria ci doveva essere un calo, invece i ragazzi sono stati ancora più motivati a fare bene. Abbiamo raggiunto la quarta piazza, ora affrontiamo il Paola
che non ha nulla a che vedere con il Paolo che è venuto 2 settimane fa qua a Bisignano. Sarà tutta un'altra partita, ci sarà l'aggiunta di un altro ragazzo che era stato assente durante il campionato, ma abbiamo la consapevolezza di poter passare noi in semifinale. Secondo me abbiamo qualcosa in più. Ecco, con questo possiamo dire che è tutto. Forza Consulevo Bisignano, alla prossima.